Circuito di Misano, Italian Bike Festival, evento in cui si uniscono due passioni, quella per la bici e quella per i motori. Tanti colori, tante emozioni, tante cose belle da scoprire e raga, ho provato una bici in legno. Ehi, no spoiler, entriamo nel paddock. Ragazzi, siamo a Misano, siamo già entrati nel circuito, adesso facciamo un giretto qui nel paddock dove ci sono gli stand, poi l'idea è quella di fare anche un giro all'interno del circuito con una bici. Non sono previsti più di tanti aggiornamenti per quanto riguarda le bici, non ho sentito di grandi novità, ma qui in questa fiera la cosa molto interessante è vedere i piccoli stand e le novità delle aziende che non sono conosciute perché tirano fuori molte chicche. Questo invece è lo stand di Michele Favaloro di FM Bike, le bici super artigianali fatte tutte a mano in fibra di carbonio, veramente belle belle belle, sono un po' particolari, hanno una linea non molto copiabile, diciamo, cioè nel senso che non ce l'ha nessuno, non molto diffusa, però secondo me vanno gran bene. Il bello di questa fiera è che non si vogliono accontentare solo i grandi, anche i più piccolini che hanno la possibilità di fare qualche giro in un percorsino pump seguiti da un istruttore. Sei anche tu appassionato di ciclismo e voglia di sfruttare il tuo tempo al meglio per migliorare più possibile? Mi chiamo Giacomo, corro come elite in mountain bike e sono un ragazzo che ha fatto del ciclismo la sua ragione di vita. Scrivimi a questo indirizzo mail se sei interessato ad avere vicino una persona che possa indirizzarti nei tuoi allenamenti. Ho trovato anche i ragazzi di Gist che anche per quest'anno mi hanno aiutato e supportato con il progetto che sto portando avanti, sono contentissimo. E in più c'è anche qualche chicca di personalizzazione che potrebbe venire fuori per l'anno prossimo, ma vediamo, non vi spoilerò nulla. Sono poi andato in giro a cercare le bici di supercampioni, da quella di Pidcock delle Olimpiadi, Paulin Ferrand Prevot, Pogacar e quella con cui Pippo Ganna ha affrontato il record dell'ora con montata una corona molto umile, devo dire. Questa è la bici di Cipollini dell'Acqua e Sapone con una chicca. Lo puoi accarezzare. Questa invece è la famosa ditta per cui Vasco Rossi ha scritto anche la canzone O to fit, to fit, to fit. Somi? Allora, bello, tutto bellissimo, cose già viste, comunque non ho ancora trovato qualcosa che abbia detto bah, che figata. Abbiamo visto una bici in legno che sinceramente sarei curioso di provarla per capire con le vibrazioni come si comporta. Poi abbiamo visto l'umilissimo stand della Pinarello con le cose della Ineos Grenadier e una moto a caso di 10.000 volte campione del mondo. Adesso cominciamo a capire come fare per entrare nel circuito, proviamo una bici a caso. Non mi interessa che bici sia, mi basta entrare là dentro. Questa bici è veramente una figata perché è fatta interamente in legno per quanto riguarda ovviamente il telaio ed è montato in due mezze scocche. Quindi praticamente il telaio viene fatto, poi viene tagliato, svuotato, rincollato e viene fuori appunto un telaio rotondo ma cavo vuoto dentro all'interno ed è una figata perché è super leggera, è una gravel e bello, bello. Nel frattempo siamo fuori dai box e stiamo entrando proprio nel circuito. We'll be right back.
problemi, attenzione, colpo di scena clamoroso. Tra l'altro, dopo l'ultimo video che ho caricato, molti di voi si staranno chiedendo come mai sono in bici. Ebbene, lunedì ho caricato il video la sera e martedì sono riuscito a farmi una visita cardiologica, un ecocardiogramma sotto sforzo, e sembra che tutto stia tornando un po' alla norma e sono molto contento di questo. Mi hanno dato il via libera dopo ben 10 giorni di sofferenza per tornare a pedalare tranquillamente. Sono veramente contento perché avevo bisogno di una pausa, ma non per questi motivi. Avevo bisogno di una pausa perché volevo riposare e non per spendere il mio tempo in visite pronti via avanti indietro per l'ospedale. Quindi dai, sono felice, sono contento, finalmente si può tornare a pedalare. Forse non era il momento giusto per dirvelo, magari avreste voluto un altro video come mi avevate chiesto. Intanto vi ringrazio molto per i messaggi che ho ricevuto e forse questo posto qui in mezzo ai cordoli di Misano è proprio il posto giusto, invece è bellissimo. Bellissimo come sempre, starei qui dentro a girare per tutto il giorno, ma non sarebbe rispettoso nei confronti di chi aspetta la bici. A proposito della bici, è una Hornus, vi lascio qualche immagine qui in sovrimpressione, è veramente una figata e ha un suono stranissimo, tra l'altro, sentite, che non è stranissimo, è il suono del legno, ma non siamo abituati a sentire le bici che cantano così, quindi ecco. Però è molto figo, non l'ho provata su sterrato ed è una gravel. Una quantità di stand e persone impressionante, tutti con la stessa passione, con quel fuoco dentro che si accende ogni volta che si fa ciò che più ci piace. Passione, quella cosa che spesso dà ma che altre volte toglie. Da qui, da Misano, nel circuito di Marco Simoncelli, dove passioni diverse si fondono insieme, dove hai vinto tante volte, dove hai registrato decine di video, fatalità anche l'ultimo che hai caricato. Ti salutiamo per l'ultima volta. Ciao Luca. Con questo non mi rimane che dire, da questa Misano by night estiva con questa arietta frizzante, come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video.